Siate lieti. È la seconda lettura di questa domenica. L'Apostolo Paolo, anzi, direi il nome tradizionale di questa domenica, la Domenica Gaudete. Siate lieti, ma com'è possibile? C'è la gioia grulla di chi non pensa, mette il cervello nel freezer, si fa un suo giardino, non pensa, non guarda al mondo ed è contento. Porre buon virus. E l'incantesimo è finito. C'è la gioia presuntuosa di chi si sente onnipotente, affermato, denari, successo, fascino. Uno si sente una persona arrivata. E poi un virus qualunque e la paura. La paura rompe tutto. Io cristiano. Sono contento, cerco di essere contento, desidero essere contento, ma lo sono profondamente perché? Perché c'è il Signore. Lui sì, è l'Onnipotente, l'Onnipotente vero, che non inganna e non può ingannare perché è onnipotente anche nell'amore. Se chiedo perdono, perdona. Se chiedo aiuto, mi aiuta a modo suo, non a modo mio. Poi dopo mi rendo conto che mi ha aiutato meglio di come io avrei voluto, o avrei potuto immaginare. È Lui il Signore, ma è per me, per noi, per tutti. Si fa vicino, viene. E questo è il mistero del Natale. E allora, se c'è il Signore, nella verità lo imparo a conoscere, lo ascolto. Allora, se c'è il Signore, imparo a vedere il bene. Illuminato da lui, guardo il bene che c'è intorno, nelle persone che mi vivono accanto e nel mondo intero, di quanto bene non mi rendo conto. E invece c'è. Quante volte anche Papa Francesco ce lo ricorda, in questi momenti difficili, tanto bene, tanta solidarietà intorno a noi, impariamo a guardarla con uno scenario più grande, quello che il Signore illumina con la sua venuta. Buona domenica.